Sono 2:30 di notte e devo parlare molto piano perché mi potrebbero sentire tutti quanti, compresi i vicini. Ragazzi, nel video di oggi andremo ad urlare ogni volta che andremo a vincere su Stumble Guys alle 3 di notte e voglio vedere che cosa succede. Spero che non chiamino polizia, carabinieri. Spero che non succeda nulla di strano, anche perché io non faccio quasi mai questi video e onestamente registrare alle 3 di notte è comunque strano e particolare, diciamo così. Comunque, qua siamo un pochino troppo in mezzo alla gente. Direi che se andassero avanti questi bottazzi non ci potremmo andare a qualificare. Ovviamente urleremo in caso dovessimo vincere, in caso dovessimo perdere, in qualsiasi caso urliamo, ragazzi, non vi dovete preoccupare. E adesso vado anche a qualificarmi, let's go. Per adesso però non inizio ancora ad urlare perché mi sembrerebbe troppo presto. Voi intanto però mi raccomando, ragazzi, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se volete altri video del genere. E arriviamo a 2000 like per urlare in strada alle 3 di notte. Ok, signori, seconda mappa, siamo su Stumble Guys. Io ho paura di farmi sentire, non vorrei mai, soprattutto non vorrei svegliare mia madre, ma anche se dovesse succedere è il minore dei problemi. Lei comunque in questo momento, secondo me, 3:10 di notte. Qua non si scherza, signori. Qua non si scherza. 3:10 e siamo ancora senza una vittoria. Incredibile. Dobbiamo iniziare subito a vincere. Mamma mia, ragazzi, guardate qua quanto sono forte. Guardate qua quanto sono forte. Porca miseriaccia. Mi vado a qualificare in una semifinale veramente mozzafiato, ragazzi. Ok, ok, no, meno male che sono ripreso da qua, se no avrei veramente urlato. A quel punto avrei sicuramente cacciato giù il primo urlo. Questo mi ha fatto male, ma non è ancora da urlo. Ok, ok, ci siamo qualificati, un po' più di difficoltà. Ma adesso se andiamo a vincere la prossima partita, ragazzi, dobbiamo cacciare giù uno di quegli urli che dobbiamo svegliare tutto il condominio. Signori, siamo in finale. Io spero che voi mi riusciate a sentire, anche se io parlo un po' più a bassa voce, perché non voglio farmi sgamare proprio subito. Ok, è il momento di giocarsela il meglio possibile, perché qua la vittoria dobbiamo portarcela a casa. Allora, dovrebbe essere abbastanza facile in realtà, essendo che comunque dovrebbero essere tutti bot. Ma dato che io sono più bot di loro, cerco di comunque impegnarmi e di vincerla questa partita. Ok, grande qualifica da parte del refe. Intanto non è ancora morto nessuno. Beh, io lancio una banana nel dubbio. Adesso qualcuno per forza deve prenderla quella banana, per forza. Siamo io contro di lui. Ok, contro Flinky. Flinky mi sa che è morto. Signore, è il momento di urlare. Signore, è il momento. Non ci credo, ho vinto su Stumble Guys. Let's go! Alle 3:12, speriamo che non si sia svegliato nessuno. Oh, ma che sei matto? Mi hai fatto prendere un colpo. Sto registrando, mamma, sto registrando. Mi sa che abbiamo svegliato mia madre, ma come vi ho detto non è troppo un problema. L'importante sono i vicini, raga. Comunque, l'importante diciamo è che adesso mia madre non si riaddormenti in fretta. Ho parlato un attimo con lei, adesso mi lascia fare questo video tranquillamente, signori. Mi sembrava figo lasciarvi la sua prima reaction appena si è svegliata. Comunque, adesso è il momento di riuscire ad andare a rivincere una partita, perché ovviamente, come vi ho già detto, noi andiamo ad urlare solo se vinciamo. Cioè, in realtà lo facciamo poi in realtà in qualsiasi caso, però diciamo che sarebbe figo farlo per una vittoria e non per il nulla. Almeno se ci dicono perché mi hai svegliato, perché hai urlato così tanto, beh, perché ho vinto una partita su Stumble Guys, ovviamente. Comunque sono le 3:15, quasi le 3:20. Io voglio riuscire a vedere se tipo alle 3:30 qualcuno è ancora sveglio o riesco a svegliare qualcuno verso quell'orario lì. Mi raccomando, voi ragazzi, lasciate adesso un bel like, arriviamo a 2000 like per un prossimo video del genere. Signori, laser tracer, ora è il momento di spaccare tutti. No, non è vero, non spaccheremo nessuno probabilmente. Semplicemente l'importante è non farsi prendere da questi cosi rossi che sembrano laser. Oh, sono proprio laser. Mi sa che non ci fa una bella fine chiunque ci vada sopra. Comunque, il nostro cubetto, il refe deve stare molto attento. Lancia intanto delle banane, perché comunque secondo me, ragazzi, lanciare le banane su questo gioco è la cosa più soddisfacente di sempre, a prescindere da che orario giochiate a questo gioco, è sempre divertente. Bang. Ok, mi sono qualificato, stavo pensando di non essermi qualificato. Direi che vediamo un po' cosa ci capita in finale. Io sono carico, io sono veramente carico per riuscire a vincere. Allora, lava rash. Più gustosa di lava rash, che cosa mi doveva capitare? Ragazzi, qua lo sapete, so tutti i trick, traiardo come un mostro, non posso perdere e soprattutto devo riuscire a vincere per urlare con una buona scusa. Se no, dovrei farlo con la scusa di aver perso, però non è quello che proprio piace di più a noi pro player, no? Lo sapete benissimo anche voi. Palla di... Giuro, io ste palle le odio sempre di più, come se veramente non avete idea di quanto io possa odiare le palle. Porca miseria, ho preso il muro, fratelli, ho preso il muro. No, no, qua potevo tirarlo giù. Qua potevo tirarlo giù, no, ma... No, no, Stumble Guy no, stai indietro, zio. Zio, stai indietro. Ok, let's go, mamma mia, meno male che ha sbagliato tutto. Let's go, mamma mia. Let's go. No, la palla, no. Porco mondo, let's go. Ho vinto la seconda partita di fila di Stumble Guys. Se non mi hanno sentito ora anche i vicini, io non so come abbiano fatto a non sentire. Cioè, ho urlato più che potessi.
Ragazzi, non è successo ancora niente. Non... Oddio, stavo pure di indossare una strega. Scusatemi, no, stavo dicendo. Non è successo ancora niente, per fortuna. Ho paura che non mi abbiano sentito abbastanza. Quindi io non vorrei dover tipo fare così. E speriamo che così mi abbiano sentito. In caso non l'avessero fatto, forse è anche meglio, ragazzi. Perché non vorrei far chiamare i carabinieri per un video su Stumble Guys. Ecco, vediamola così. Potrebbe essere una bella cosa, non chiamare i carabinieri per un video su Stumble Guys. Comunque, ormai io sono diventato fortissimo. Ragazzi, ragazzi, è arrivato un messaggio da Luca vicino. Che cos'è tutto sto casino? Sono le 3 di notte. Ok, allora, Luca, ragazzi, è il mio vicino. Censuro anche la faccia per motivi di privacy. Si è svegliato. L'abbiamo svegliato. Allora, adesso, ragazzi, bisogna continuare ad urlare. Lui sta in questo muro qua a fianco a me. Quindi direi che è il momento proprio di urlare il più possibile. Tipo, mi sono qualificato, let's go! Signori, siamo sul nostro fantastico Icy 8. E non sappiamo più fare questo trick. Una volta l'avevo masterizzato, è diventato veramente bravo. Porco mondo, sti bottazzi pazzi veramente mi fanno sempre morire. Ragazzi, mi ha riscritto Riccardo, hai rotti coglioni. Ok, allora, voi intanto vedete qua la chat come al solito. Io ho paura che lui possa veramente chiamare i carabinieri, perché ragazzi, voi non lo sapete, ma Luca ha questo problema che è, diciamo che non li prende bene gli scherzi e queste cose. Diciamo che è quella persona che veramente potrebbe chiamarla la polizia, e io non vorrei che succedesse. Quindi direi che per adesso stiamo un attimo calmi, ragazzi. Magari facciamo un urletto quando abbiamo vinto e poi cerchiamo di lasciarlo riaddormentare per riurlare. Lui c'è la camera proprio dopo questo muro, c'è la sua camera. Anzi, faccio un video. Voi non avete sentito, ma gli sto bussando alla porta. Ok, signori, si riparte. Siamo sul Lost Temple. Pronto per andare a vincere? Ma riscritto che cosa bussi? Ragazzi, vi ho detto che c'è la sua camera a fianco alla mia, al mio muro. Cioè, mi ha sentito bussare. Ok, allora, scusami Luca, in caso tu stai guardando questo video, ti vogliamo tutti quanti molto bene. Sei stato solamente un minimo trollollato, ma direi che non ci sono problemi, vero? Ovviamente adesso facciamo una bella vittoria. Tiriamo giù un urletto. Ci starebbe l'urletto, ci starebbe. Passiamo anche quest'altro cazzottone molto facilmente. La palla cade nel buco, come è giusto che sia, ovviamente. E 3, 2, 1, let's go! Un'altra qualifica fantastica! Cioè, speriamo che non si sia sentito, ma in realtà si sarà sentito, quindi aspettiamo solo il suo messaggio praticamente. Signori, mi ha appena scritto basta, questo è troppo. Io ho abbastanza paura, perché io ve l'ho detto, lui non è una persona che le prende bene queste cose, ma speriamo che l'abbia presa meglio del solito. Direi che potrebbe essere una buonissima idea. Comunque, il momento di andare a vincere l'ultima partita è molto vicino, signori, io ve lo dico, è strafattibile farlo. E mamma mia, ma che qualifica! Porca miseria, no, sono veramente troppo forte! Signori, siamo su Super Slide. Ovviamente dopo che ci ha detto basta, così è troppo, direi che è il momento di stare più tranquilli fino almeno alla fine della partita, perché sennò, poverino, non vorrei mai che facesse cose strane. No, ragazzi, ha appena scritto adesso chiamo i carabinieri. Io spero che stia ovviamente scherzando, perché è abbastanza grave. Io non volevo arrivare a questo punto, ovviamente. Luca, se mi stai ascoltando, per favore non farlo. Cioè, fra, è uno scherzetto, nel senso, non ti prendere male. Comunque, qua, raga, il problema è che se lui li chiama per davvero. Questa cosa non mi piace, sinceramente, anzi totalmente zero. Cerchiamo un attimo di fare i seri e cerchiamo di non urlare troppo per adesso, ok? Signori, siamo su Block Dash. È il momento di farcela. È il momento di farcela, di andare a vincere, ragazzi, di fare l'ultimo urlo, l'ultimo grido, perché sennò chiama veramente i carabinieri, ragazzi. Io lo so che lo fa, porca miseria. Refe deve cercare di vincere. Porca miseria, dai, bottazzi pazzi, morite tutti quanti. Mamma mia, ragazzi, ho paura di dover urlare di nuovo, ve lo giuro. Non lo so. Non è che ho paura, non so come spiegarmi, ragazzi. Comunque, ed è qua che io adesso andrò a vincere, perché i bot non sanno fare questo salto, a quanto pare. Comunque, io di 3, 2, 1, ho vinto la terza partita di Stumble Guys. In realtà era la quarta, e siamo fortissimi. Detto questo, signori, io spero che il video vi sia piaciuto. Sembra tutto tranquillo, non sembra nulla di strano. Mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Oh no, ragazzi, mi sa che è il vicino, raga. Mi sa che è il vicino. Vado a sentire. Vi mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per la parte 2.